Siviglia, Lopetegui. Bravi a sfruttare le occasioni. È soddisfatto Julen Lopetegui dopo la vittoria con lo United. Siamo stati molto bravi a sfruttare le nostre occasioni e a difenderci nel modo giusto quando ci hanno attaccati, ha spiegato il tecnico del Siviglia. Nel secondo tempo hanno giocato meglio di noi, ma noi abbiamo resistito ai loro attacchi. È stata una partita complicata, la vittoria è da dedicare a tutti noi e ai nostri tifosi. Il gruppo è meraviglioso, è difficile trovarne uno con mentalità simile, ha aggiunto. Ora aspettiamo di capire chi troveremo in finale. Sicuramente sarà ancora più difficile rispetto a stasera. Sappiamo quanto abbiamo sofferto per arrivare fino a qui, la squadra ha la capacità di non abbattersi nei momenti peggiori. L'abbiamo preparata per vincerla e ci siamo riusciti, ha concluso. Per la finale dobbiamo recuperare le energie perché tanti calciatori hanno giocato in condizioni fisiche non perfette. Barcellona, anche Allegri inizia per la panchina. In casa Barcellona la rivoluzione dopo la debacle contro il Bayern in Champions partirà dalla panchina. E, stando a Repubblica, tra i candidati in lizza per guidare il club blaugrana ci sarebbe anche Massimiliano Allegri. Messi via da subito? Non ci risulta. La smentita del Barcellona. Il Barcellona non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte di Lionel Messi relativamente alla decisione dell'argentino di lasciare il club quest'estate. Lo fanno sapere fonti della società blaugrana dopo che il sito Sport Interativo ha riferito che la Pulce, distrutto dopo il 2-8 contro il Bayern, ha deciso di andar via in mancanza di un progetto vincente da parte del Barça per i prossimi anni. L'indiscrezione era stata ripresa in Spagna da molti media. Ma né il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, né il CEO, Oscar Grau, né il segretario tecnico, Eric Abidal, che sarebbero gli interlocutori validi, hanno ricevuto messaggi da Messi. Quindi non risulta che voglia andarsene, fa sapere il club blaugrana. Napoli, idea Brecalo per il dopo Calleion. Dopo l'addio a Calleion, il Napoli cerca un attaccante esterno. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Josip Brecalo, esterno croato 22enne del Wolfsburg. Il giocatore è valutato intorno ai 18 milioni di euro. Koeman favorito per la panchina del Barcellona. Salgono sempre di più le quotazioni di Ronald Koeman per sedere sulla panchina del Barcellona. Il quotidiano spagnolo Marca ha pubblicato sul proprio sito un video diffuso sui canali social del Chiringuito TV in cui si vede il tecnico olandese fare il suo ingresso all'aeroporto di Barcellona. Probabile dunque che ci sia stato già un contatto tra l'ex calciatore della nazionale olandese e del Barcellona e il club blaugrana. Koeman come tecnico coprì il ruolo di assistente nella stagione 1998-99. Sono dunque ore decisive per sostituire il tecnico Quique Setién dopo il fragoroso 8-2 subito nei quarti di finale dalla squadra di Leo Messi contro il Bayern Monaco. Sembra infatti allontanarsi l'ipotesi Mauricio Pochettino, partito come candidato numero 1 per sedere sulla panchina del Barcellona. Stando alla stampa spagnolo, Koeman è diventato il maggiore candidato per il dopo Setién. Juve, lo United valuta Douglas Costa. Il futuro di Douglas Costa alla Juve è ancora tutto da decidere. Dopo l'arrivo di Pirlo, il giocatore sembra in uscita e i dirigenti bianconeri starebbero cercando una soluzione in grado di accontentare tutti. Sul giocatore, stando a Sky Sport, al momento si registra l'interesse del Manchester United, ma gli infortuni del brasiliano negli ultimi anni non sembrano convincere completamente il club inglese. Lazio, Borja Mayoral ha fretta. Pericolo Valencia. Borja Mayoral è uno degli obiettivi di mercato della Lazio per la prossima stagione, ma i biancocelesti stanno temporeggiando e il giocatore potrebbe decidere di non aspettare l'affondo di Tare, accettando subito l'offerta del Valencia, che nel frattempo ha già bussato alla porta del Real Madrid e messo sul piatto 15 milioni di euro. Juve su Florenzi. Scambio con Romero Rugani. In casa Juve spunta l'idea Florenzi per la corsia destra. Secondo quanto riporta il romanista, Fienga e Paratici starebbero valutando la possibilità di impostare uno scambio con uno tra Romero e Rugani. Messi vicino all'addio al Barcellona. C'è anche il City. Leo Messi è vicino all'addio al Barcellona. Difficile immaginare che possa rinnovare il contratto con i catalani in scadenza nel 2021. Oltre alla suggestione Inter, secondo il Daily Mirror, c'è anche l'ipotesi Manchester City, guidato dal suo vecchio maestro Pep Guardiola. Napoli. Atletico Madrid su Allan, pronti 40 milioni. Scottato dall'eliminazione in Champions League per mano dell'Ipsia, l'Atletico Madrid pensa già a rinforzarsi per la prossima stagione. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, i colchoneros avrebbero messo gli occhi su Allan.
Il centrocampista brasiliano del Napoli sarebbe l'ideale per il gioco del Collo Simeone. Per portare a Madrid Allan, l'Atletico sarebbe pronto a mettere sul piatto 40 milioni da offrire al Napoli. Sulle tracce del brasiliano ci sono anche il PSG e l'Everton dell'ex tecnico azzurro Carlo Ancelotti. Sassuolo, Ayan ufficiale. L'Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato. Ayan Khan 94, difensore. Acquisito a titolo definitivo dal Fortuna Düsseldorf 1895. Coronavirus, 3 casi sospetti nel Marsiglia. A 5 giorni dal via della Ligue 1, il Marsiglia ha fatto sapere che ci sono 3 casi di sospetto Covid-19 fra i suoi effettivi. Ora queste 3 persone saranno sottoposte a nuovi test e se il risultato sarà lo stesso, saliranno a 4 i casi nell'OM. Infatti nei giorni scorsi c'era stato un caso di accertata positività che aveva portato all'annullamento dell'amichevole contro lo Stoccarda. Il Marsiglia dovrebbe esordire in campionato giocando il match della prima giornata venerdì 21 contro il St.Etienne. Inter, Conte. Non siamo i salvatori della patria. Inter ultima italiana in Europa. Non ci consideriamo i salvatori della patria, abbiamo fatto il nostro cammino senza guardare gli altri. Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, alla vigilia della semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Abbiamo onorato tutte le competizioni arrivando fino in fondo, il nostro obiettivo è quello di migliorare noi stessi. Personalmente se dovesse arrivare un successo europeo sarei contento più per il club che non per me stesso. Non penso alla bacheca personale ma a quella del club che decide di assumermi. Roma, domani inizia l'era Friedkin. Fuori James Pallotta, dentro Dan Friedkin. Il momento del closing è arrivato. La Roma domani passerà dal businessman di Boston al magnate di Houston. Gli avvocati delle parti tra New York, Londra e Roma sigleranno tutti i documenti e chiuderanno l'operazione da 591 milioni di euro, dopodiché il gruppo Friedkin diventerà operativo e potrà ufficialmente cominciare a ridisegnare la società giallorossa. Sarà Dan Friedkin con tutta probabilità ad assumere il ruolo di presidente, mentre al figlio Ryan toccherà la gestione del club attraverso una presenza più assidua in Italia. Assieme ai Friedkin entreranno nel CDA romanista altri 4 manager del gruppo di Houston, con una poltrona del board che potrebbe essere riservata anche ad Alessandro Barnaba, il banchiere romano, ex Ilunga P. Morgan, che ha affiancato Friedkin nella trattativa con Pallotta. Almeno inizialmente resteranno al proprio posto Baldissoni e Fienga, che saranno subito chiamati in causa per aggiornare la nuova proprietà e pianificare i primi passi della Roma dentro e fuori dal campo. Sul tavolo di Friedkin ci sono 3 dossier, tutti collegati. In primis la costruzione della squadra tra mercato e ricerca del nuovo DS, poi i conti della società da risanare, infine l'iter dello stadio di proprietà da portare a termine. E attraverso un piano a medio-lungo termine l'obiettivo è chiaro. Fare meglio di Pallotta, ovvero vincere. Inter, Steven Zhang arrivato in Germania. Il presidente dell'Inter Steven Zhang è arrivato nel ritiro di Düsseldorf per stare vicino alla squadra in occasione, alla vigilia della semifinale di Europa League. Il massimo dirigente nerazzurro è arrivato nell'hotel che ospita la squadra intorno all'ora di pranzo in compagnia dei 2 amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello. Premier League. De Bruyne calciatore dell'anno. All'indomani della clamorosa eliminazione della Champions League, piccola soddisfazione per Kevin De Bruyne, che ha vinto il premio come miglior calciatore di Premier League. Il fuoriclasse belga del Manchester City ha realizzato 13 gol in campionato e servito la bellezza di 20 assist, eguagliando il record di Thierry Henry nel 2002-03. Matthaus. Barcellona, non basta cambiare allenatore. Lothar Matthaus, ex di Inter e Bayern Monaco, ha commentato così il 2-8 subito dal Barcellona in Champions. Mi addolora vedere una squadra che ci ha entusiasmato ridotta così, non avrei mai pensato che avrebbe perso di 6 gol. E non credo che basterà cambiare allenatore.